La battaglia finale è giunta, ma prima devi affrontare due potenti avversari. Moonlight Bridge, lato sud. Akai e Jin, i due membri degli streghe rimasti, ti stanno aspettando. Conoscete il significato di questo giorno, vero? Dite di combattere le ombre per scongiurare il disastro che portano. Eppure ogni giorno si spengono innumerevoli vite, a prescindere dal loro intervento. Il potere che abbiamo non è di per sé malvagio. Non potete negarlo. Quindi, perché non lo ammettete? Non volete eliminare l'ora buia. State solo ingannando voi stessi. Non è vero. Non è possibile. Guardate dentro di voi e lo scoprirete. Siete proprio degli sciocchi bambini. Eliminare l'ora buia è come eliminare voi stessi. Non riuscite a capire nemmeno questo. Come credevo, i nostri obiettivi sono inconciliabili. Jin, lascia perdere questi vermi. Sarà il fato a decidere il vincitore. Venite. Let's go, boys! These two are serious. Fight hard. Give me a sec. I'll scan the target. Masu, Kunda. Help me! Fire isn't working. Don't use Agi skills. Mm-hmm. Obey my command! Ora vi giudicherò. Garudain. Tu chi? Ah, scemo. Non c'è cura per la stupidità. Mudo? Brava. Brava Yukari. Give me a sec. I'll scan the target. Che sei una pippa al sugo. It's strong. Ah, a posto. A quanto pare la tua non è solo fortuna. E va bene. No, la pagherete cara. Ma sono io o siete veramente scarsi, raga? Non mi ricordavo che foste così scarsi. Ciao Jin. Oh. Questo è il potere di chi risveglia naturalmente una persona. Agidain, sua chicco. Non ho fretta. Forse sei tu un po' overlivellato. No. In realtà no. E invece... Griffier Jesus non era così Griffier Jesus. 53. Oh. Let's go, Samael!
As his neutral special, he wields a gun. Il loro potere è così tanto diverso dal nostro. Diverso? Per noi non è così semplice. Va estratto con la forza. Il vostro amico non ve l'ha detto. Allora eravate voi a dare quelle pillole a Shinji. Non avete la minima idea di cosa accadrebbe se l'ora buia dovesse sparire, vero? Per la gente normale rimarrà tutto com'era. Tanto non ricordano nulla in ogni caso. Ma per noi... Basta così. Ora... Normalmente ci ritireremo, ma non stanotte. Questo corpo, per quanto effimero, è inutile senza il mio potere. Quindi resta una sola scelta. Dimostrerò la mia esistenza. Qui e ora. Un secondo, perché forse qua c'è un videino. No, non ancora, non c'è ancora il videino. Fatemi mutare qui. No, non c'è ancora il videino. Ok. Sicurezza. Takaya si è di nuovo puntato contro l'evocatore. Takaya! Takaya! What are you doing? Che stai facendo? Don't be so reckless. Non essere così avventato. Jin? Sorry. Scusami. But those are ma your quelle words, sono parole tue, non mie. Jin ha preso Takaya e si è arrampicato sulle ringhiere del Moonlight Bridge. You win. Avete vinto. Like a quanto pare otterrete quel che desiderate. Andate a fare ciò per cui siete venuti. Wait! Aspetta! Non vorrete mica saltare! Preferisco morire che arrendermi a voi. Guardate bene, è così che noi viviamo. Jin e Takaya sono scomparsi nel mare rosso sangue sottostante. Da quell'altezza saranno di certo. They jumped. Si sono buttati. What the hell were they thinking? Che diavolo hanno in testa? They chose their own hanno scelto il proprio destino. Non lasciare che ti turbi. The operation is only l'operazione è appena iniziata. Il vero avversario ci attende. Concentriamoci focus su quello. On that, all right? Capitano, non ha fatto blu. Sempre sotto. Let's go. Sì, è tutto pronto. Ci siamo. Farò tutto il possibile per aiutarvi. Promettetemi che farete attenzione. Le madonne. Quell'affare volante è il bersaglio principale, ma è fuori dalla portata d'attacco. Un attimo solo, vedo cosa riesco a scoprire. Dobbiamo spaccare il culo alla Madonna. Le tre Marie! Raga, sono le tre Marie! Let's go. Spra. Blocca ice il bastardo. Sai quanto me ne frega. The enemies return to normal. Arti Akashiko. Akihiko Senpai is in trouble. Hang in there!
Summon. Le tre Marie, mo torna su. Che palle. Quindi ho due turni per menarlo. You can't attack it when it's hovering. Molto bene, buone scarpe. Dai però, ragazzi. Critical. Sega. Brava! Brava, Yukari. Summon. Sì, sarà lunghetta questa Cloudcast. Bravo, Kiko. Sì, let's go, bravo. Molto bene. Sam. Qua mi conviene sfondarlo di attacchi fisici. Criticamelo, ti prego. Vai, Akiko. Non è abbastanza. E ora se ne torna su. Non ancora? Era fanculo. Vai. Sì, cazzo. Però non me lo... non mi fa il knockdown. Bravo, Kiko. Grande Akiko. Ma niente, ho la attacco, ovvio. Le madonne. Ma anche se tappando non è che possa fare più di tanto, Cloudcast. Devo solo aspettare che scenda dal suo piedistallo e gli ho sfatti di botte. Bene. Dovrebbe già farmi l'ola del tech, immagino. Benissimo, bravo a tutto. Akiko è incazzato nero, sì. Bene. Summon.
grande, bravissimo Mitsuru. Altro summon. Direttamente le tre Marie? No, ok. God End! Boom! Bravissima! Top! Ma hai attacchi fisici? Summon. Tre Marie? Schifo, buono! Comunque non è difficile, è solo noioso. Non è pericoloso sto scherzo. Dai, Mitsuru. Summon. Tre Marie. Ok. Sfondalo Akiko. Bravissimo. Cazzo Akiko. Te lo dici? Let's go. Summon. Di già le tre Marie. Sei uno stronzo. Questa è nuova. Ah no, che okay, si erano girate tipo tutto bene, bro. Non so se ci dà il critico sto giro. Non me ne ero accorto, Violet. Let's go, bravo. Ok. Schifezzo. No, le tre Marie. Minchia, quanto sei fastidioso. Sì, esatto, Cloudcast. L'importante è che qua, nel momento in cui cade, non ci sia uno schifezzo. Ultima ola d'attack? Ce ne vuole un altro. Ce ne vuole un altro. Ah, è finita. Easy. Ma io per mio gusto personale, Samael Megiddo. Niente. Ho fatto poco Megiddo. Devo mettergli Megiddo Laon. Brava Yukari.
15.000 XP. Shen al 54, Summer al 48, io al 53, Fantasile al 53, Cesare impara Zio Dain finalmente. Minchia, alleluia, mi imparerà Maracunda. Is it over? Finita. Operazione riuscita. O forse dovrei dire missione compiuta. Sì, finalmente è finita. Shane, credo sia doveroso festeggiare. Quale sarà il nostro grido di trionfo? Se magna! 1, 2, 3. Se magna. Si magna? Ma che grido è? Chissà se ad Aegis viene fame. Quindi, senpai, domani organizzerai una festa, vero? Non perdi tempo, eh? Beh, immagino che si possa fare. In tal caso, che ne dite del sushi? Sushi, eh? Lo mangio da un po'. Ok, nessuno si toccare l'alibut e il riccio di mare. Ok, allora io mi prendo l'otoro. Già facciamo le spartizioni. Allora io voglio le uova di salmone. Ehi, un momento, non potete farlo. Allora io prenoto gambero, calamaro, capesante e anguilla. Ehi, non è giusto, tu neppure mangi. Dovreste tutti vergognarvi. Litigare per il sushi. Senpai, ordina il tamago. Il tamago per me. Si può capire l'abilità di uno chef dal modo in cui prepara le uova. Smettila di fare il vecchio. Ok. Domani ordinerò il miglior sushi in circolazione. Davvero? Junpei, abbiamo già affrontato questo discorso. For Real è un marchio registrato di Ryuji. Ryuji Sakamoto. Ok che tu sei venuto prima, però... Oh, la vita è meravigliosa! Non emozionarti troppo, Junpei. A te restano gli avanzi. Cosa? Ma l'idea è stata mia! È giunto il momento di dire addio all'ora buia. Nonostante fosse una maledizione, per qualche motivo sono restia ad abbandonarli. Sì. Ce l'abbiamo fatta per davvero. Sì. Per davvero, Dee. Abbiamo salvato il mondo, anche se non lo sa nessuno. Già. La battaglia si è conclusa. L'ora buia non c'è più. La tua stanza. Percepisci una presenza familiare. Good morning. Buongiorno. È la prima volta che parliamo di giorno. Nice weather, c'è del tempo it? Oggi, vero? This is è proprio un nuovo new giorno day for both per of us. Tutti e due. All the tutti i frammenti della mia memoria come sono together. Finalmente ricomposti. I now know ora my so role qual clearly. È il mio ruolo. The time l'ora has come. È giunta. As per quanto as sia be, difficile, I must devo tell dirti you una cosa. I am temo che questo this is sia un addio. I want you to voglio know, che tu sappia che me, per me la nostra amicizia è stata un miracolo, miracle, ma i miracoli non durano per sempre, anche did. Se mi piacerebbe. Non può piovere per sempre. Maybe you're right. Forse hai ragione. Even if there anche was se l'eternità esistesse, eternity, come potremmo saperlo? It would be the same as per if noi it sarebbe didn't lo exist. Stesso in ogni caso. Avrò sempre nel cuore le nostre always. Conversazioni, even if today anche se oggi è la fine. Il nostro legame non verrà mai spezzato. Non dimenticarlo. Pharos ti guarda commosso. Percepisci un forte legame con Pharos. Let's go! Let's go! Let's go, Thanatos! Faremo anche Alice Dreamer, ormai frega un cazzo, ora possiamo fare Thanatos. It was è stato bello finché è durato. Farewell. Addio. Minchia, ce lo buildiamo a schifo, Thanatos. Non rivedrai più? Ma chi lo sa. Ehi là, Shane, il tuo stomaco è pronto? Oggi si festeggia di brutto, mangerò come se non ci fosse un domani. Sì, pancia mia, fatti capanna. Ben detto. Sa che io non mangio niente da ieri apposta. Torna subito dopo la scuola, ti aspetto. Da sala comune del dormitorio. Come promesso, sul tavolo c'è il miglior sushi in circolazione. Wow.
Oh, nice niente bread. Male. Oh, pazzi, sono huge. Enormi. Muoio di fame. Possiamo mangiare? Hey, dove sono Heidi e Seikotsuki? L'ha portata al laboratorio per una messa a punto, credo. Ha detto che ci avrebbe raggiunti dopo. Il presidente non può proprio stare lontano dal laboratorio, eh. Un'auto si è fermata all'ingresso. Deve essere mio padre. Dalla porta è entrato il padre di Mitsuru, seguito da due uomini vestiti di nero. Ti stavamo aspettando. Quindi, finalmente è finita. Sì. Ma chi è? Haven. Chi è? Non lo vedi? È il padre di Mitsuru, sono identici. Tu dici? Congratulations, everyone. Congratulazioni. Siete stati bravi. Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine. We are diamond dogs now. Anche se non riceverete mai il merito che vi spetta, è senza dubbio un risultato straordinario. Big boss. Thank you. Grazie. To you. Un ringraziamento speciale va a te, che ci hai concesso il tuo potere fino alla fine. Takeharu ha stretto con decisione le mani di Yukari. Oh, non ha fatto nulla di che. Le 12 ombre che ci hanno causato così tanti problemi sono state sconfitte grazie al nostro impegno. Non dovete più portare questo fardello. Meritate l'opportunità di vivere le gioie della giovinezza. Dalla mezzanotte di oggi, la squadra esecutiva extracurricolare specializzata verrà sciolta. Sciolta? Capisco. Non dovrete più rischiare la vita in battaglia. War has changed. Domani potrete finalmente tornare alla normale vita scolastica. I'm no hero. Was, never will be. Just an ordinary soldier, hired to do some wet work. C'è qualcosa che non va. No, non è niente. All right, d'accordo, gente, festeggiamo. Sushi. Tasty. I want some more. Your feast awaits. Il banchetto vi attende. Non fate complimenti, mangiate a volontà. Sweet. Grande! Aspettavo proprio che lo dicessi. Mancano pochi minuti a mezzanotte. La festa è ancora in corso. Ascoltate, gente! Ora che abbiamo mangiato, perché non ci scattiamo una foto? Eh? A dire il vero, ieri notte ho provato a scattarne una, ma non ricordavo che durante l'ora buia non è possibile. Cioè, ti sei portato una fotocamera in battaglia? Beh, si trattava della battaglia finale. Mi scusi, le dispiacerebbe farci una foto? Mi sento una turista, ma ammetto che vorrei farla una foto. Un attimo, mancano i Kotsuki e Aegis. Dopo dovremo scattarne un'altra. Bene, avviciniamoci tutti. Sono tutti pronti per la foto. Forza, stringetevi, venite tutti più vicino a me. Vale anche per me. Ah no, tu no. Forza, questo poveretto non può aspettare tutto il giorno. Siamo pronti, può scattare la foto quando vuole. Pariamoci una posa. Ehi, toglimi le mani dalla faccia. Come on, quit fooling around, Junpei. Hey, knock it off, will ya? Sono io, non si vede il mio profilo migliore. Ne faremo un'altra quando torneranno Aegis e Ikizuki, d'accordo? Sì, sì, abbiamo capito. Potrei abituarmi a una vita così, senza preoccupazione. Ma ti ricordi a memoria ogni volta che ci sta un videino di 15 secondi? Più o meno, Mirko. In realtà me li intraguardo poco prima di andare in live. E tu, Koro-chan, sei contento di mangiare tutta questa roba? Paccata paccata. Battaca. La festa si è svolta senza intoppi. Hai passato del tempo insieme ai tuoi amici provati dalla battaglia. L'affinità sociale Esases ha raggiunto il 7. Ehi, perché nessuno mangia? Non sarete già sazi? Scherzi, sta scoppiando. Anch'io. Sono piena come un ovo. E i senpai invece? Sono a posto così. D'accordo. Vuoi assaggiare i Koromaru? O cactus? Non dare il pesce crudo al cane, lo farei star male. Chissà perché quei due ci mettono tanto. È quasi mezzanotte. Qua
Com'è possibile? Dopo la mezzanotte. Che diavolo? Gli uomini in giacca e cravatta si sono trasformati. Porta qua. Non avevamo eliminato l'ora buia. Senpai, che sta succedendo? Non lo so. A quanto pare facevo bene ad avere dei dubbi. Già, c'è qualcosa di strano. Non ci credo. Ehi, hai sentito? Sembra una campana. Ma da dove proviene? Dov'è Ikutsuki? Beh, perché in ritardo? Con lui c'è Aegis, non è vero? Mitsuru. Prepariamoci a combattere. Andiamo nel Tartaro. A fare cosa? Non lo so, ma è da lì che proviene il suono. Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Il Tartaro non è scomparso. Ikutsuki e Aegis sono davanti all'ingresso. Ikutsuki! Aegis? Che ci fai qui? È qui per adempiere al suo ruolo di arma. Ikutsuki, che succede? L'ora buia e il Tartaro non dovevano scomparire dopo aver sconfitto le 12 ombre. Abbiamo combattuto per questo, ma ora... Che intenzioni ha? Era tutto una bugia, vero? Sapeva dall'inizio che l'ora buia non sarebbe scomparsa. Ottima deduzione, Mitsuru. Purtroppo, però, l'hai capito troppo tardi. No. Ci hai ingannati. Sta andando tutto secondo i piani. Avevo previsto che l'ora buia e il Tartaro non sarebbero scomparsi. Non ho mai avuto intenzione di farveli eliminare. Tutto il contrario, a dire il vero. Esatto, ragazzi, non è Sabaku. È Badaku. È Sabaku Bad. Evil Sabaku. What do you mean? Che significa? Le 12 ombre facevano parte di tutto. Erano destinate a essere riunite. E questo è stato possibile soprattutto grazie a voi. Presto l'onnipotente morte sorgerà e darà inizio alla puta. La morte? Ma che storia è questa? La fine di tutto arriverà e libererà il mondo dalla disperazione. La morte di tutto, ma anche l'inizio. Cosa dice? È impazzito! 10 anni fa, ero uno scienziato e ho partecipato anch'io al progetto di cui vi ho parlato. L'esperimento andò male, non fu per quello che nacquero l'ora buia e il Tartaro. Si manifestarono per lo sfruttamento del potere delle ombre. Lo scopo dell'esperimento proprio quello. Ecco perché tuo nonno riunì così tante ombre, per far giungere la caduta. Non può essere vero. Il mondo è così affollato adesso. Pure è diventato vuoto. L'unica speranza di salvezza è la rovina. Secondo la profezia, la caduta sarà orchestrata dal principe. E quando ci avrà liberati tutti, il principe dominerà sul nuovo mondo. L'uomo che ci provò 10 anni fa fallì. Io invece ci riuscirò. Oh, è impazzito del tutto. Mi scuso per avervi ingannato, ma era anche per il vostro bene. Seguitemi ancora per un po', e anche voi sarete salvati. E questa la chiami salvezza? Voglio chiederti una cosa. Sì? Nel video di mio padre, diceva di sconfiggere le ombre. Era una bugia anche quella? Ah, quello lo registrò lui. Ma ovviamente ho dovuto apportare qualche modifica. L'hai modificato? L'ho corretto. Tuo padre era uno scienziato eccelso. Forse non lo sapeva, ma io lo rispettavo molto. Mentre altri si concentravano sull'abilità delle ombre, lui esplorava cose più importanti. Purtroppo non comprese il magnifico potenziale della caduta. Cosa? Quella registrazione gli costò la vita. Così parrebbe. Ma si è dimostrata utile. Di certo ne sarà felice. Quindi c'eri tu dietro a tutto questo? Hai usato me e mio padre? Usare?
brutta parola. L'ho fatto per il bene del mondo. Non può essere una cosa sbagliata. Il nostro compito è correggere gli errori del passato. Mitsuru ha afferrato l'evocatore. Ed è proprio ciò che faremo. Ehi, aspetta! Che delusione. Speravo che avreste visto la luce. Ma dopo tutto siete solo bambini. Suppongo sia inevitabile. Aegis, è ora che tu persegua lo scopo per cui sei stata creata. Catturali e preparali al sacrificio. Ricevuto. Emissione energetica al massimo. Aegis, che ti succede? Aegis, per favore. Aegis è pronta alla battaglia. Inizializzazione. Quanto pare avevi perso conoscenza. Vedi i tuoi amici crocifissi. Anche tu sei su una croce. Delle catene ti bloccano. What the hell? Diavolo! What is che this? Sta succedendo? I tuoi amici si sono svegliati. Maledizione, non riesco a liberarmi! Father. Padre! Aegis sta bloccando un uomo in giacca e cravatta davanti a te. È Takeharu, il padre di Mitsuru, anche conosciuto come Big Boss. Ikutsuki. Che significa tutto questo? È proprio come sembra. Il loro sacrificio sancirà l'arrivo della caduta. I preparativi sono stati ultimati. La profezia si avvererà. Cosa? Pezzo di merda! Ti spacco la testa in due! Ti schiaccio la testa. Oh, quanto trambusto. Aegis, punta l'arma contro il signor Kirijo. Affermativo. Aegis ha puntato l'arma contro Takeharu, come ordinato dai Kotsuki. Padre! Traditore! Sei impazzito! Certo che no. Sai, tuo padre è stato molto sfortunato. Fino tu, suo figlio, non comprendi la sua visione dopo così tanto tempo. Mio padre si sbagliava. La morte come liberazione è un'ideologia che nessuno dovrebbe mai seguire. Pazzo. Ormai non sei altro che un fastidio. Aegis, procedi ed è quest'uomo una liberazione onorevole. Aspetta, Aegis, no! Mitsuru urla e si agita, ma non può muoversi. Che stai facendo, Aegis? Io sono... Aegis ha abbassato le armi, confusa. Va bene, lo farò io. 10 anni. Ho sprecato 10 lunghi anni. Io non sono come tuo padre. Non farò eccezioni. Big Boss. Father. Father! I guess we will end this. Execute the sacrifices now. I don't fucking care. Finish them, I guess. What the? Damn it, you defective machine. I'll do it myself. What the? Grande Koromaru. You don't get it, do you? This useless, pathetic world will gradually fester over time. Only its destruction can bring about its salvation. And then, at long last,
I will rule over the new world. I was so close. Come siamo giunti a questo. Ikutsuki. Padre. Luca! Grazie per il 31esimo, bentornato. Mitsuru ha scosso il corpo del padre. Nessuna risposta. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Padre. One time my father made a promise. Mio padre fece una promessa. He swore avrebbe that fatto ammenda per aver messo in pericolo la nostra generazione, anche a costo della vita. But I wanted non him to live. Che morisse. I sono diventata un'evocatrice per proteggerlo. Stringila, Kiko. Stringila, Shane. Sono rimasti tutti senza parole. Mitsuru è caduta sul pavimento, piangendo a dirotto. L'ora buia stava per finire. Akiko ha sollevato una Mitsuru fuori di sé. Sono tornati tutti al dormitorio, senza proferire parola. Wow, one more! Grazie, Death Kid. Bentornato. Ieri c'è stata una svolta scioccante. Ti chiedi se Mitsuru stia bene. Ti chiedi cosa abbia in serbo in futuro. Senti, per caso una conversazione? Hai sentito? Sai, la presidente del consiglio studentesco ha sentito che suo padre è morto di malattia. Deve essere dura vivere senza genitori. Già, credo che aiuterò mamma con la cena appena torno a casa. Dopo scuola, grazie. Piribi, piribi. Hai ricevuto un messaggio. È di Akiko. Devo parlarvi. Vediamoci nella sala di comando quando tornate. E torniamo. Sala di comando del dormitorio. Ci sono tutti tranne Mitsuru e Aegis. La stanza del presidente è stata svuotata. Beh, non mi sorprende visto quello che ha fatto. Non c'è nemmeno Aegis. Non riesco davvero a crederci. È anche sui giornali. Morte improvvisa del CEO del gruppo Kirijo. Lì però danno la colpa ad una malattia. Già, non dicono mai la verità. Nope. Ha detto proprio così. Nope. Mitsuru non è qui, eh. È figlia unica, quindi ha molto di cui occuparsi, compresi il funerale e l'azienda di famiglia. Sarà impegnata per almeno una settimana. Non sembra semplice. Spero che se la caverà. Quindi, ora che dobbiamo fare? Che succederà a Chidori? Non lo sappiamo. Probabilmente sono troppo occupati per pensarci. Tutto il gruppo Kirijo sarà sotto shock al momento. Spero che Aegis stia bene. Sì. Che diavolo? Dovrei starmene qui ad aspettare che decidano cosa fare. Mitsuru è in riunione con il consiglio di amministrazione. Questo spiegherebbe il ritardo. Capisco. In ogni caso, che facciamo ora? Non sappiamo come sbarazzarci dell'ora buia. Non sappiamo nemmeno contro cosa lottiamo. Cos'era quella caduta di cui parlava? Cosa sarebbe successo se ci avesse sacrificati? Ci sono così tante domande senza risposta. Già, stare fermi qui non risolverà nulla, no? Vero. Ma c'è una cosa che sappiamo. Il Tartaro non è scomparso e al suo interno è pieno di ombre. Alleniamoci per essere pronti a qualsiasi cosa dovremo affrontare. Concordo. Ok, per stanotte fermiamoci qui. Vedete di riposarvi, anche se non riuscite a dormire. È ricevuto. D'accordo. Dopo che se ne sono andati tutti, Fuka ha fermato Yukari. Yukari-chan. Yukari. What's this? Questo cos'è? Un disco? C'erano tracce di un video nell'hard disk del presidente. È stato cancellato, ma sono riuscita a recuperarne una parte. Aveva il file di Sony Vegas Pro aperto?
I thought you might like to see it. Ho pensato che avresti voluto vederlo. Thanks, Fuka. Grazie, Fuka. I'll watch it lo farò later. Dopo. Uh-huh. Mi sure raccomando, guardalo. È uscito un dopo aperto. Più tardi, nella stanza di Yukari. So it's just a normal quindi DVD? È un normale DVD. All right, let's see what's okay, on here. Vediamo cosa contiene. Oh, ci siamo. There we go. Spero che questa registrazione finisca in buone mani. That video? Quel video? Il mio datore di lavoro è ossessionato da un'idea ripugnante. Non avremmo mai dovuto neanche concepirlo, questo esperimento. Ecco perché ho dovuto fermarlo. Tuttavia, così facendo ho liberato diverse ombre che senza dubbio tormenteranno le generazioni future. Ma se non avessi agito così, il mondo intero ne avrebbe pagato il prezzo. Ascoltate con attenzione. È importantissimo. Non dovete dare la caccia alle ombre che si sono disperse. Ma questa parte... Non ho potuto impedire questa follia. Non mi dà retta, qualsiasi cosa dica. È come posseduto. Ora le ombre cercano di mangiarsi a vicenda, ma se si riuniscono siamo tutti condannati. Lo ripeterò ancora. Lasciate in pace le ombre. Questo è il video originale. Prima delle modifiche di Ikutsuki. Papà provò a fermare l'esperimento. Ormai per me non c'è più speranza. Ho solo un favore da chiedere. Chiunque stia guardando, per favore. Mia figlia Yukari deve ricevere questo messaggio. Avevo promesso che sarei tornato a casa presto. E mi spiace non poterlo fare. Ma volevo farti sapere che il tuo papà era l'uomo più felice del mondo quando era con te. Dad? Papà, ti voglio bene, Yukari. Abbi cura di te. Papà! Papà! Ora lo so per certo. Facevo bene a credere in lui. Alla fine, Yukari ha smesso di piangere e ha alzato la testa. Mi stai ascoltando, papà? Sto bene. Ci è voluto un po', ma alla fine ho ricevuto il tuo messaggio. La determinazione nel cuore di Yukari ha risvegliato una nuova persona. Ciao, io! Ed entra in campo Iside. I'll fight lotterò per ciò in cui credo. E ciò che avresti voluto, vero, papà?